occhi. Scusate, stavo rispondendo a Toninelli che mi chiede come mai non gli funziona il badge al ministero. Continua a strisciarlo, ma il suo ufficio non si apre. Come glielo dico? Come glielo dico che non è più ministro? Allora, Danilo, il badge funziona, ma sei tu che sei stato smagnetizzato. Ok? Scusate, ma questa urgenza mi ha impedito di presentarmi. È l'ufficio di igiene e noi diamo indicazioni utili per capirci qualcosa durante questi repentini cambi di governo che hanno frastornato un po' tutti. Ad esempio, Giuseppe da Frascati mi chiede: ho letto che il nuovo governo cambierà le riforme del governo precedente. Questo vuol dire che tornerà in vigore la povertà? No, la povertà è stata abolita, però la miseria resta. Ok? Vedo qui un messaggio di Paola da Saronno. Ho saputo che il nuovo ministro Gualtieri ha avuto dei buoni risultati all'Ecofin. Cosa vuol dire Ecofin? Ecofin è l'abbreviazione di ecco finalmente un politico italiano decente. Ok. A proposito di Gualtieri, il ministro dell'economia ha detto che per la manovra servono 17 miliardi. Cosa c'è di più semplice che trovare 17 miliardi? Basta tassare di un euro ogni corrente del PD. Sono 17 miliardi. E comunque adesso l'Europa ha finalmente una grande fiducia nell'Italia. L'Europa si fida dell'Italia. Secondo me, Giovanni, è venuto il momento di vendergli la Fontana di Trevi. Ce la facciamo. Mi scrive Marida da Roma e mi dice: non ti ho visto a Pontida, come mai? Ma non mi hai visto? Ma certo, non mi hai visto, per forza. Ero travestito da Gad Lerner. Ti dico subito che ho avuto i miei problemi, te lo dico subito, però ho visto tutto. La manifestazione l'ho vista tutta. All'inizio, a scaldare il pubblico, c'era questo rapper leghista, Ruspa e Basta. Poi dopo hanno fatto la corrida leghista, che è uguale alla corrida normale, ma al posto del toro mettono un venditore di rose pakistano. E per chiudere, la cosa che ha fatto più notizia, sul palco è salito anche un bimbo. E io ti faccio vedere le foto. Sì, faccio vedere le foto del bimbo. Eccolo qui. Bimbo minchia. Eccolo qua. E scusa, per chiudere, Salvini sul palco di Pontida si è scagliato contro Conte, contro Di Maio e contro Renzi. No, lo dicevo solo per farvi capire quanto poco conta Zingaretti. Ecco, solo questo. Ci scrive Giulio da San Benedetto e ci dice: ci sono novità per le regionali. Ti dico subito che Di Maio ha negato che ci saranno alleanze tra PD e Movimento 5 Stelle alle prossime regionali. Lui le chiama alleanze zero. Ecco. E sul governo invece devo dire che la figura di Conte sta sempre più prendendo piede, una persona secondo i dati che dà fiducia, rassicura. Basta soltanto dire che l'altro giorno è andato ad Accumoli a far visita ai terremotati e ha detto: siamo qui per prospettare soluzioni concrete, e ha promesso che parlerà personalmente con la crosta terrestre. Ah, addirittura. Allora, Conte ha detto che i mercati scommettono sull'Italia. Vi do le quote: bancarotta per soffocamento da debiti è data 1 a 10, mentre annessione alla Grecia è data a 2, ok? Comunque, Conte ha anche detto che vuole dotare tutto il Sud, da quello che leggo qui, di alta velocità, così i giovani del Sud emigreranno molto più velocemente. Segnaliamo la preoccupazione di Alfonso, da Budrio, in ansia per la sorte di Giachetti. Ci chiede: dopo la scissione, Giachetti dove andrà? Caro mio collega, c'è stato un accordo consensuale tra Renzi e il PD. Il piccolo Giachetti starà tutta la settimana con Renzi, ma nel weekend potrà vedere Zingaretti e i suoi fratellini del PD. Bene, bene, siamo a posto. Ci vediamo settimana prossima. Grazie, grazie Gianni. Allora non mi